Il motto della Dunata di quest'anno è un motto impegnativo. Gli alpini, esempio per l'Italia. È bene che sia così. L'Italia in questo momento ha bisogno di messaggi di ottimismo, di senso del dovere, di disciplina, di altruismo. E il fatto che gli alpini abbiano voluto mandare questo messaggio è un elemento importante per tutto il Paese. Credo che l'attenzione che il Paese stia dimostrando è la risposta giusta all'impegno degli alpini in pace, in guerra, in operazioni di pace sul territorio nazionale, che unisce l'associazione agli alpini in servizio, l'unica grande famiglia potente ed importante. Generale Graziano, nella sua lettera di presentazione dell'87esima Dunata Nazionale si è riferito a Cesare Battisti, comandante di un battaglione del Vicenza, dicendo che gli alpini, eroi, giovani, fanciulli, con un cuore forte. Stiamo avvicinandoci alla celebrazione della Prima Guerra Mondiale. Il prezzo che ha pagato l'Italia, l'esercito, l'ho detto recentemente, l'esercito è il 99% dei caduti della Prima Guerra Mondiale. L'86% sono di fanteria, gli alpini sono una specialità della fanteria. Cesare Battisti, l'Ortigara, 20 battaglioni scomparsi in due giorni, hanno lasciato un esempio che noi dobbiamo essere in grado di raccogliere e di essere riconoscenti. Hanno fatto l'Italia, l'hanno fatto con l'altruismo, la solidarietà, e hanno messo un seme che noi dobbiamo far germogliare e rispettare sempre e pretendere che venga onorato. Gli alpini sono anche fonte di ottimismo? Per forza. Noi abbiamo bisogno, l'esercito, le forze armate, il servizio è fonte di ottimismo. Gli alpini sono l'espressione dell'ottimismo anche nel sacrificio, anche nella sofferenza. Dopo il dolore, dopo il ricordo dei caduti, mandiamo l'ottimismo perché le nostre future generazioni saranno come noi e meglio di noi.